Ciao a tutti, sono Simone Maltagliati, il brand manager Cannondale per l'Italia. Siamo qui ad EICMA a Milano dopo la fiera di Eurobike dove Cannondale ha esposto tutte le sue novità e adesso siamo qui a Milano per presentare le novità Cannondale per il mercato italiano e tutti i consumatori italiani. Abbiamo portato ovviamente qui a Milano la selezione di tutte le novità Cannondale per il segmento mountain bike per la stagione 2007. Abbiamo grossissime novità per quanto riguarda il segmento sia marathon che cross country con l'utilizzo abbastanza ampio del carbonio. Ripresentiamo il nostro cavallo di battaglia sempre per il cross country, però full suspended, che è la linea Scalpel. E poi abbiamo delle grosse novità anche per quanto riguarda il freeride, sia confermando la nostra bici da freeride downhill, la Judge, che abbiamo lanciato lo scorso anno, che quest'anno però presentiamo solo in versione telaio, quindi frame set, in modo da dare la possibilità a tutti gli appassionati di poter personalizzare la loro bici, quindi montandola con la componentistica che più preferiscono. Mentre poi abbiamo sempre per un freeride ancora abbastanza impegnato, però diciamo anche più aperto ad un ampio raggio, diciamo ampia gamma di consumatori, la nuova PERP in versione 1 e 2, che si rivolge appunto a un utilizzatore un po' meno estremo che magari andrebbe ad utilizzare la Judge. Ripresentiamo poi comunque, sempre per quanto riguarda l'area cross country, anche un'offerta di bici in alluminio. Si tratta della nostra offerta di Hardtail in alluminio, quindi abbiamo rinnovato il nostro telaio Optimo con la nuova linea Caffeine, quindi un telaio rinnovato ancora più leggero che copre la nostra fascia media di gamma. Qui alle mie spalle potete vedere invece una bici particolare, una bici in esemplare unico che presentiamo qui in esclusiva ad EICMA, non era stata esposta a Friedrichshafen. Come potete vedere è una bici che ricalca i colori e anche diciamo quella che è l'iconografia di Francesco Totti. È una bici che Cannondale ha sviluppato in collaborazione anche con Diadora, creando un po' un progetto a 360 gradi. Questa bici quindi è prodotta in esemplare unico ed è stata creata e disegnata da Artec Design, uno studio di grafica che fa delle realizzazioni diciamo particolari. In effetti diciamo è anche un tipo di grafica che non è realizzabile dal punto di vista produttivo, ma è una cosa proprio artistica, un pezzo unico che Cannondale consegnerà a Totti nelle prossime settimane. Faremo appunto una consegna ufficiale probabilmente a Roma, insieme appunto ai nostri partner Diadora, che hanno prodotto anche un paio di scarpe ad hoc ricavate appunto da una tomaia, la stessa tomaia che Totti utilizza per giocare a calcio, con però montata sopra una suola da mountain bike. La bici invece, come vedete, è una Rush Carbon Team Replica che abbiamo in gamma, però personalizzata nel telaio anche in tutti i dettagli, con per esempio la grafica del gladiatore, questo non è altro che il tatuaggio che Totti ha sulla spalla, e poi riferimento al numero 10, la firma di Totti, e poi chiaramente i colori del team di appartenenza di Totti. Linee in carbonio per il 2007, qui appunto alla mia sinistra la nuova Taurin, quindi la nuova bici Cannondale in carbonio per il cross country agonistico, quindi una front suspended, e dall'altra parte abbiamo la nuova Rush in carbonio, la bici studiata appositamente per le gran fondo, le marathon e comunque in generale diciamo per un utilizzo anche non prettamente agonistico, però per un utilizzo diciamo di lunga durata, e lì parliamo di una full suspended. Le grosse novità sono innanzitutto appunto l'utilizzo del carbonio e il grosso impiego del carbonio da parte di Cannondale per il 2007. Arriviamo adesso con questa novità in termini anche di materiale, dopo una serie di studi approfonditi
e in modo da dare appunto al consumatore un prodotto estremamente affidabile, e leggero e resistente. In effetti questi telai sono stati prodotti da un nostro fornitore esclusivo in Asia. È un fornitore che produce principalmente prodotti per il settore automotive e anche per il settore aerospaziale. È un fornitore che ci dà un'estrema garanzia, che ci permette di continuare a dare la garanzia a vita sui telai, quindi anche sui telai al carbonio, secondo la tradizione comunque Canon della garanzia a vita sui telai, e di non dare delle limitazioni in termini di peso, cioè ovvero qualsiasi tipo di persona, indipendentemente dal peso, può utilizzare i telai con garanzia a vita. Fra l'altro poi questi telai vengono tutti controllati a Bedford negli Stati Uniti e subiscono comunque una serie di test che ci permette poi di avere quella sicurezza e in modo da offrire la garanzia a vita sui telai. Dobbiamo dire che noi realizziamo una serie di test non solo sul telaio ma anche su tutta la componentistica. Se andiamo a vedere gli allestimenti della Taurin, abbiamo 4 allestimenti, dalla Team Replica, che è questa che vedete, fino alla Taurin 3, con diversi montaggi e diversi gruppi. Una grossa novità è l'utilizzo della nuova forcella Lefty Speed Carbon SL. È stata estremamente alleggerita rispetto alla Speed Carbon che abbiamo comunque ancora in collezione e risparmia circa 300 grammi. In questo caso abbiamo una forcella da 1,240 kg con 110 mm di escursione, un'estrema rigidità dovuta appunto anche alla doppia piastra e al sistema Lefty, con il controllo del rebound e il lockout. Questa forcella è anche disponibile su assemblaggi della linea Rush Carbon. Un'altra novità è l'utilizzo di un attacco manubrio integrato di un solo pezzo, che permette di risparmiare 70 grammi rispetto alla configurazione di attacco manubrio e tubo sterzo separati che avevamo fino allo scorso anno. Altra cosa da sottolineare è l'utilizzo delle nostre guarniture System Integrated con il movimento centrale da 30 mm oversize molto rigido. Questa guarnitura è più leggera e più rigida della guarnitura Shimano XTR. Il telaio è molto leggero, è un telaio che ha un peso circa di 1,2 kg. Vediamo la Rush, in questo caso l'allestimento Team Replica, che è l'allestimento top della nostra gamma. In questo caso continuiamo a autorizzare anche su questa linea la nuova forcella Lefty Speed Carbon SL da 1,240 kg. In questo caso parliamo di una bici monoscocca, telaio monoscocca in carbonio, full suspended. Utilizza un ammortizzatore posteriore Fox, in questo caso un ammortizzatore modificato con la possibilità anche del lockout. Quindi l'anno scorso era stato montato sulla linea Rush l'RP3 della Fox, adesso abbiamo chiesto alla Fox di avere un ammortizzatore con la possibilità anche del lockout. In questo caso questo è l'RPL sviluppato appositamente per Cannondale con 3 posizioni, quindi c'è la possibilità del Pro Pedal, del rilascio completo e anche del lockout, quindi la possibilità di bloccare l'ammortizzatore in salita. Per il resto la bicicletta presenta una serie di allestimenti che vanno anche qui dalla Team Replica fino alla Carbon 3, che rappresenta il primo prezzo appunto della Carbon in carbonio, in quel caso lì montata con SRAM X9 X7.